Ciao ragazzi e ragazze, come state? Stessa maglietta perché sapete che giro tanti video negli stessi giorni e così. Dopo mi farò la doccia, mi cambierò. Ma volevo parlarvi di questo sito. No, non Anna Elsa, no. Questo è un raccoglitore. Questo sito che si chiama postcrossing.com, dove, vi spiego un po' come è, dove potete inviare e ricevere cartoline. Vi spiego un attimo. Ah, e potete anche diventare amici di penna con qualcuno. Dopo vi spiego tutto. Partiamo dall'inizio a spiegarvi come funziona il... Non sono pagato da questa azienda, è un sito totale, cioè vi scrivete totalmente, l'iscrizione è gratuita, dovete pagare ovviamente le cartoline che invierete. E i francobolli in base a dove dovete spedirli. Allora, in cosa consiste questa sito? Andate su www.postcrossing.com e vi iscrivete con il vostro nome, cognome. Se volete la data di nascita, potete metterla che si vede tutta, ovvero mese, giorno, mese, anno, oppure solo giorno e mese, oppure non farla vedere. Poi cos'è che potete mettere anche? Ah sì, se siete interessati a swap diretti, ovvero a inviarvi cartoline tra voi due. E anche se... come cavolo si chiama? Oddio. Non mi viene in mente. E anche se ah sì, e le lingue che sapete parlare, italiano, inglese, francese, tutte le lingue che sapete parlare potete scrivere. Ah, ovviamente dovete sapere un minimo di inglese perché principalmente ci si scambia in inglese. Anche se io ho ricevuto una cartolina da tedesca che scrive in spagnolo e una cartolina da un maltese che ha scritto in italiano, quindi capitemi che in base alle lingue che voi avete scritto, loro vi scrivono nella lingua in cui preferiscono. Ok, quindi sì. E cosa succede? Una volta che avete messo il vostro indirizzo, potete richiedere all'inizio un totale di, potete inviare un totale di 5 cartoline, quindi potete richiedere 5 indirizzi. Vi vengono sorteggiati 5 indirizzi totalmente a caso da 5 persone totalmente a caso in tutto il mondo, ok? Quindi, per esempio, io invio una cartolina alla persona del primo indirizzo. Questa la riceve, mette con la persona lì, cioè io devo scrivere sulla cartolina il codice l'ID della cartolina. La persona che la riceve la mette nel sito, ecco, e quando l'ha ricevuta io posso inviare altre cartoline. Capito? Però quando quella la riceve, cioè se voi scrivete, se ti fa piacere inviare una cartolina e gli lasciate l'indirizzo, può darsi che quella persona ve la invia come io ho fatto con una persona, cioè con 5 persone mi ha risposto solo una e sono stato contentissimo. Invece se no, quando gli arriva qualcun altro ve la invierà da un'altra parte del mondo. Quindi cosa succede? Io invio una cartolina a una persona. E un'altra persona, non quella a cui l'ho inviata, me ne invierà un'altra. Semplicissimo. Ok. Poi cosa succede, amici di penna? In poche parole, vi scrive qualcuno, oppure poi voi potete scrivere se volete diventare amici di penna. Se quella persona vi dice va bene, voi gli date il vostro indirizzo, lei vi darà il suo e vi scrivete. Quindi partiamo dalle cartoline. Un attimo che le tolgo da qua così faccio meno fatica a farvele vedere. Ve ne faccio vedere un po', cioè ve le faccio vedere tutte, però ve le spiego un attimo perché tre cartoline mi sono arrivate con la mia amica di penna. Vi faccio vedere. Ecco, questa qui. No, vorrei evitare di farvi vedere l'indirizzo. No, se voi volete inviarmi qualcosa. Non lo so, in privato così, anche se non ho mai fatto ricevute cose in privato, però se mi scrivete un messaggio privato, non so, cioè se voi sapete dove si bisogna scrivere, scrivetemi un messaggio privato, se volete inviarmi
una car- cioè io sono contentissimo se voi mi inviereste. Sarei contentissimo se voi mi inviereste, sì, mi inviaste, uno dei due, scusate, sono un po' imbesuito, delle cartoline o delle lettere, mi farebbe davvero molto piacere, del posto in cui siete, oppure quando andrete in vacanza, dal posto in cui siete in vacanza, cioè io sarei troppo contento. O ditemi quasi quasi se volete che vi scrivo un... No, forse per la mia privacy è meglio se voi proprio volete inviarmi qualcosa, vi do il mio indirizzo, perché metterlo pubblico così in piazza... Comunque, vedete, queste qua... Ah, è sempre la stessa ragazza, solamente che qui era in Germania dove studia e qui era andata in Ucraina per affari suoi, cioè nel senso... Cose che non vi dico, ovviamente, cioè sono personali. Vedete che belle, ecco, quindi questo sì, potete anche iscrivervi fra, cioè tra di voi, io gli ho già creato la cartolina dove c'è la cartolina di risposta, solamente che devo andare in posta ad affrancarla, ed è questa qua, vedete, ecco, io l'ho fatta, vabbè. Partiamo con le cartoline. Allora, vi faccio vedere la prima, che non fa parte di Post Crossing, ma è solo una cartolina, di quando mia sorella era andata a Copenaghen per lavoro, ed è questa qua. E questa non c'entra niente. Qua mi ha scritto un po' di cose, guardate che belli francobolli. Okay. Ecco, questa qui invece è la cartolina che mi ha inviato, io avevo inviato a questa signora qui, o ragazza, non mi ricordo adesso, la cartolina, e gli avevo scritto se ti fa piacere, in inglese ovviamente, se ti fa piacere, inviami una cartolina. Ecco, lei è stata così gentile che mi ha inviato questa. E guardate che carina, ha messo il bollino della priorità, ok, e questo francobollo con cos'è che era il narciso. Ecco. E questa ad esempio è una risposta che però non viene conteggiata nelle cartoline, voi ce l'avete ma non viene conteggiata perché appunto me l'ha inviata, cioè ha fatto una cosa carina per me. Okay. Questa qui invece è la cartolina che mi ha inviato quella ragazza con cui mi scrivo, mi ha scritto un'altra persona la seconda volta se vuole diventare mio amico di Benna, comunque di lettere o di cartoline, quindi io probabilmente gli scriverò. Comunque questa qui me l'ha inviata quella ragazza, infatti come potete vedere non ha il francobollo perché era dentro alla lettera. E questo qui viene da Schönrein Rudensheim Altstadt Bobhardt Rhein mit Burgbraf Flaschgrafenstein Kaub Lorelei Germany, in Germania, come potete vedere, guardate che bella. Lei ha detto che vive qua vicino. Sì, ha detto che lei vive vicino a questa. Bellissima, ok. Questa qua invece mi è stata inviata da una persona che ha avuto il mio indirizzo. Da Leipzig, questo è dalla Germania, sempre arriva. E guardate che bella, che bello il francobollo. Scusate, ma io gli adoro. Questo con il lago così. C'è il lago, un fiume più che un lago, bellissimo. Questa qui è appunto dalla Germania. Aspetta, ah, ecco. Io tanto l'ho già inserito. Questo qua, ecco, è l'ID che dovete mettere nel sito. Questo qui è un esempio, eh. Cioè, questo qua era un esempio. L'ho già inserito, quindi ve l'ho fatto vedere. È un ID che si mette, ah, se voi vi iscrivete al sito e mettete questo, cioè, non lo conta, perché lo già, cioè, è arrivata a me. È l'ID che dovete mettere nel sito, in modo che voi l'avete ricevuta, no? E quella persona che ve l'ha inviata può inviare altre cartoline. Sì, perché voi potete inviarne al massimo di 5, poi, dopo che siete arrivati a un tot, potete inviarne 6, 7, io tipo adesso posso inviarne fino a 7, mi sembra. Contemporaneamente, cioè fino a un massimo di, cioè più cartoline inviate,
cioè più cartoline arrivano che ne avete inviate, più ne ricevete, quindi questo qua. A proposito, ne ho inviata un ecco, una cosa che io avevo il dubbio è, dato che c'è il francobollo 1 euro per l'Europa, cioè 1 euro intendo quello economico, cioè se voi aspettate anche 20-30 giorni non avete fretta, se volete prioritario per aereo e queste cose, non so quanto costa, dovete informarvi in posta, ma il francobollo normale, fisca, 10 minuti 36, vabbè, il francobollo normale viene 1 euro per l'Europa, poi 2,20 per le Americhe, l'Africa e l'Asia, e 2,93 euro per l'Oceania, ecco. Però, dato che questi qua si fanno fatica, almeno molta fatica a trovare dove sono io, quelli per l'America, per l'America e per l'Oceania, cioè per l'America, l'Africa, l'Asia e per l'Oceania, basta che arrivate alla cifra, ovvero, se per, lo so, buttate via, però spendete 80 centesimi in più, perché per l'America sono 2,20, poi dovete mettere 3 francobolli. Oppure non so se potete andare in posta, tipo con cioè mettete 2 francobolli e poi c'è il timbro da 20 centesimi. Questa cosa non lo so, se voi siete più informati di me, ditemelo così. Vabbè che andrò in posta anch'io, vorrei essermene informato. Comunque, ho messo 3 francobolli, in Cina è arrivata la lettera, la cartolina, quindi sono sicuro che anche nelle altre parti arriverà. Poi, questa qui invece mi è arrivata dall'Islanda. Dall'Islanda, guardate che carina. Non mi ricordo la razza di questo cane. Boh, magari è un meticcio, però è bellissima. Questa qui mi è arrivata dall'Islanda. E guardate... guardate che belli. Allora, qui è per aereo. E questi sono i francobolli. Questo è del che beve l'acqua, un ragno e le pecore al pascolo. Pecore, mucche, bufale. C'è pure un tizio in cavallo e un cane che insegue. Oddio, noto adesso quanto è bello. Vabbè, questi qua. Questo qua è il mio preferito. Vedete, Islanda. Ovviamente dall'Islanda arriva per aereo, o forse può arrivare pure per nave, non lo so. Questa qua. Poi altri due invece mi sono arrivati sempre dalla ragazza con cui mi sento, che me li ha messi nella seconda busta questa volta, una nella prima e queste due nella seconda. È stata a Francoforte e quindi mi ha messo dentro la cartolina, dentro la lettera, qua di Francoforte, che è la mia preferita tra le due. Vabbè. Sì, questa qua da Francoforte che mi piace un casino. E poi mi ha inviato questa qui, sempre di Francoforte, Am Main Blechsundom. Questa era la vecchia città di Francoforte e questa è quella di adesso. Notiamo una leggera differenza. Ok, poi invece questa qui me l'ha inviata una ragazza in Germania, dalla Germania, però che mi ha scritto in spagnolo, capito? Sì, mi ha scritto in spagnolo e mi ha augurato buona Pasqua. Infatti gli altri non vi ho detto manco cosa mi hanno scritto. Beh. Qua mi auguro una bellissima vita. Questa è una studente di scienza del teatro. Adesso in quel momento era in libreria che aspettava gli amici. Questa è quella con cui mi sento. Questa è quella che mi ha ringraziato, però è quella mia sorella. Vabbè, questa qui mi è arrivata appunto dalla Germania, da Mainz. Mi ha scritto appunto 3 righe in spagnolo, ma cioè qui vlog repeat impazzirebbe. Dai, metti a fuoco, dai.
Vabbè, comunque ci sono i peanuts. Sono sfocati. Nella realtà sono molto belli. Deutschland 2018. Sono di questa. Ah, anche lei mi ha messo questo della prioritario. Questo invece mi è arrivato da Malta, da un ragazzo, che sono quelle classi, in classico, non altro, qui non so perché, è leggermente rovinata però. E questo... Questo qui mi ha scritto in italiano. Ah, e dietro invece il francobollo è questo qui con l'angioletto. E qua sotto c'è questa, la bandiera di Malta, tipo un wash day. Che cos'è? Non lo so. Ecco, e queste qui sono quelle che mi sono arrivate per adesso. Che sono, cioè, 2, 3, 4 mi sono arrivate come risposta a quelle che ho inviato io. 3, una è di mia sorella, una è per quella che ho, cioè per la risposta che ho inviato io, e 3 è la ragazza con cui mi sento. Qual è quella che vi piace di più? Io le adoro tutte, perché cioè sinceramente tutte le adoro. Non so se ho messo mi piace a tutte. Cioè, intendo tra le mie preferite, non so se le ho messe tutte, adesso devo controllare. Comunque, se anche a voi vi piace ricevere e inviare cartoline, ah, ecco, tipo qua, ne ho una che dovrei inviare a una prossima persona. Poi ho anche altre questioni, anche queste altre due. E anche se anche a voi se volete ricevere qualcosa da me, non lo so, tipo una cartolina così. Scrivetemi così. Certo, se mi chiedete voglio le tue barbe, capitemi che è ok. Oppure che ne so, una borsa di Chanel, ovvio che ne so, se volete che ci scriviamo, che diventiamo amici di penna o così, basta che mi commentate. Se voi volete inviarmi le vostre cartoline dei posti in cui andate, ditemelo e scrivetelo. Comunque, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Attivate la campanella per i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.